Papa Francesco, noto per il suo sguardo compassionevole sulle questioni contemporanee, ha ripetutamente espresso profonda preoccupazione per i crescenti tassi di violenza e suicidi giovanili. Queste tragedie, sottolinea, non sono episodi isolati, ma rappresentano una richiesta di aiuto, un segnale disperato di un malessere più profondo che affligge i giovani oggi. Le statistiche sono allarmanti, dipingendo un quadro fosco di una generazione alle prese con sfide senza precedenti. Le parole del Papa servono da campanello d'allarme, esortando la società ad affrontare questa crisi a testa alta. Ignorare queste richieste di aiuto, avverte, è come trascurare una ferita infetta che rischia di infettare l'intero tessuto sociale. Papa Francesco individua le radici di questo problema nel crescente senso di disagio sociale e di isolamento. I rapidi progressi tecnologici, pur offrendo nuove possibilità, hanno anche portato a un maggiore individualismo e a un declino della vera interazione umana. I social media, spesso decantati per il loro potere di connessione, possono paradossalmente contribuire a sentimenti di inadeguatezza e solitudine. Il crollo delle comunità tradizionali e dei sistemi di sostegno aggrava ulteriormente questo senso di isolamento. I giovani, bombardati da immagini di successo e felicità, spesso faticano a trovare il loro posto in un mondo che può sembrare sempre più freddo e indifferente. Per combattere questa crescente crisi, Papa Francesco propone una soluzione radicale: la creazione di un villaggio dell'educazione. Questo concetto sottolinea la responsabilità collettiva della società di nutrire e guidare i giovani. Richiede uno sforzo concertato da parte delle famiglie, delle scuole, delle istituzioni religiose e della comunità in generale per lavorare insieme nel promuovere un ambiente in cui i giovani si sentano valorizzati, sostenuti e responsabilizzati. Il villaggio dell'educazione non è un luogo fisico, ma un impegno condiviso a dare priorità al benessere dei giovani e a fornire loro gli strumenti necessari per affrontare le complessità della vita moderna. Al centro della visione del Papa c'è la necessità di ricostruire autentiche relazioni umane. Egli auspica un patto tra le generazioni, uno sforzo consapevole per colmare i fossati che spesso separano i giovani dagli adulti. Questo patto richiede un dialogo aperto, un ascolto attivo e un sincero desiderio di comprendere le sfide che i giovani di oggi si trovano ad affrontare. Richiede anche una rivalutazione dei valori sociali, abbandonando una cultura dell'individualismo e del consumismo per privilegiare l'empatia, la solidarietà e il bene comune. Solo attraverso un tale sforzo collettivo possiamo sperare di creare un mondo in cui i giovani si sentano visti, ascoltati e valorizzati. Nonostante la gravità della situazione, il messaggio di Papa Francesco è in definitiva un messaggio di speranza e di rinnovamento. Ricorda ai giovani che non sono soli nelle loro lotte e che le loro voci contano immensamente. Li incoraggia ad abbracciare i loro talenti e le loro passioni uniche, a coltivarli con dedizione e a diventare agenti di cambiamento positivo nelle loro comunità, ispirando gli altri con le loro azioni. Il Papa li sfida a sognare in grande, a non avere paura di osare, a immaginare un futuro migliore e più luminoso e a lavorare instancabilmente per realizzarlo, passo dopo passo. Le sue parole sono un potente promemoria che anche nei momenti più bui la speranza può fiorire e che i giovani hanno un ruolo cruciale da svolgere nella costruzione di un mondo più giusto e compassionevole, pieno di amore e solidarietà. Sezione 6. Fiducia nel domani.
La speranza tra le sfide. È interessante notare che i recenti dati del Trust Index, un'indagine globale sulla fiducia nella società, rivelano una tendenza sorprendente. I giovani, pur affrontando sfide senza precedenti, dichiarano di avere livelli di fiducia nel futuro più elevati rispetto alle generazioni più anziane. Questa scoperta suggerisce che, pur essendo consapevoli dei problemi che affliggono il mondo, i giovani non si arrendono alla disperazione. Possiedono una resilienza, una fiducia nella possibilità di cambiare, che offre un barlume di speranza nell'oscurità. Sezione 7. Educazione. La pietra angolare del cambiamento. Papa Francesco sottolinea costantemente il potere trasformativo dell'educazione. Egli concepisce l'educazione non come la semplice acquisizione di conoscenze, ma come un processo di trasformazione personale e sociale. L'educazione, sostiene, dovrebbe rendere gli individui capaci di pensare in modo critico, di sviluppare i propri talenti e di coltivare un senso di responsabilità verso gli altri e il pianeta. Dovrebbe promuovere un senso di umanità condivisa, abbattendo le barriere del pregiudizio e dell'indifferenza. Per Papa Francesco, l'educazione è la pietra angolare di una società giusta e pacifica, in cui tutti abbiano la possibilità di prosperare e di realizzare appieno il proprio potenziale. Sezione 8. Azione collettiva. Una responsabilità condivisa. Affrontare le complesse questioni della violenza giovanile e del suicidio richiede un approccio multiforme e integrato. Richiede uno sforzo collettivo da parte di tutti i settori della società, inclusi governi, comunità e individui. I governi devono investire in programmi sociali che affrontino la povertà, la disuguaglianza e la mancanza di opportunità, fornendo risorse per l'istruzione e la formazione professionale. Questi sono fattori che contribuiscono al disagio sociale e alla disperazione tra i giovani. Le comunità devono creare spazi sicuri in cui i giovani si sentano sostenuti e responsabilizzati, offrendo programmi di tutoraggio e workshop di empowerment. Le istituzioni religiose possono svolgere un ruolo vitale nel promuovere la guida spirituale e i valori di compassione e solidarietà, fornendo un sostegno morale. In definitiva, è responsabilità di ogni individuo contribuire a una cultura dell'empatia e della comprensione, partecipando attivamente alle iniziative comunitarie. Riconoscendo che il benessere dei giovani è indissolubilmente legato al benessere della società nel suo complesso, possiamo costruire un futuro migliore per tutti. Sezione 9. Conclusione. Verso un futuro più luminoso. L'appello di Papa Francesco a un patto per affrontare la violenza giovanile e il suicidio è una sfida e un invito a tutti noi. È una sfida ad affrontare le scomode realtà che molti giovani si trovano ad affrontare oggi, come la solitudine, la pressione sociale e le difficoltà economiche, a riconoscere il loro dolore e ad adottare misure concrete per alleviare la loro sofferenza, attraverso il supporto emotivo e pratico. È un invito a unirsi, a collaborare, a costruire ponti tra le generazioni e a lavorare insieme per un futuro migliore, dove ogni voce è ascoltata. Il compito può sembrare arduo e pieno di ostacoli, ma come ci ricorda il Papa, la speranza è una forza potente che può superare qualsiasi difficoltà. Abbracciando uno spirito di solidarietà e di azione collettiva, possiamo fare la differenza. Possiamo creare un mondo in cui ogni giovane si senta valorizzato, amato
è messo in grado di vivere una vita piena di scopo e di significato, contribuendo positivamente